Torniamo oggi con il nostro appuntamento mensile sull'andamento del nostro portafoglio speculativo che abbiamo creato su XTB. Scopriamo con l'azienda avete aggiunto tramite il sondaggio che ho pubblicato su Telegram, quali sono le performance e quali potrebbero essere le nostre scelte future, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Questo primo trimestre speculativo non è andato un granché, lo abbiamo visto anche nel video precedente. Ma come si è andato ad evolvere il nostro portafoglio speculativo in questo ultimo mese, considerando che qui si parla di una guerra che durerà mesi, se forse non anni, con un impatto sull'economia mondiale che dovrebbe non essere indifferente? Il costo delle materie prime continua a aumentare e non si parla solo di gas naturale o di petrolio, ma anche di grano ad esempio. La questione della catena di approvvigionamento è anche da considerare, visto che il mondo dello shipping utilizza, ovviamente, dei carburanti per muoversi e per cui per far muovere anche i beni alimentari. Gran bella gatta da pelare. Se volete sapere di più, XTB, il broker su quale stiamo realizzando questo portafoglio, in collaborazione con Marco Casario ha realizzato un videocorso gratuito che si intitola Food and Energy, sostenibilità e opportunità di mercato, che è fruibile in maniera gratuita da chiunque, purché abbia aperto un conto XTB anche senza nessun soldo aggiunto, senza aggiungere fondi, basta solo che create il conto reale. Vi lascio il link qui sotto nel caso voleste usufruirne in maniera gratuita. Giusto per darne un sunto, le lezioni sono divise così: la prima lezione è la crisi del settore energetico, petrolio, gas naturale; la seconda lezione sulle energie rinnovabili contro uranio e carbone; la terza lezione è il settore dell'agricoltura e il prezzo del food; la quarta lezione è il rallentamento della catena di approvvigionamento; la quinta lezione è l'inflazione persistente, per cui muoversi fra le opportunità e i rischi. Bene, ora andiamo al PC per vedere come si è andato ad evolvere il portafoglio. Vediamo le aziende che sono state aggiunte, o l'azienda, ve lo dico subito, mi sono fregato. E poi ritorniamo con le ultime considerazioni. Ed eccoci qui sul nostro portafoglio di XTB. Come vediamo, le nostre prestazioni non sono proprio idilliache, però vediamo che ci sono anche delle nuovissime posizioni. Quali sono? Ecco il risultato del sondaggio che avevo pubblicato su Telegram. Come potete vedere, c'è stato un vis-à-vis, una grande battaglia fra due delle nostre posizioni, delle nostre scelte, e alla fine, avendo avuto la parità completa, le ho inserite tutte e due. D'altronde si tratta di nostre scelte e ho ritenuto molto interessante come cosa aggiungerle tutte e due. Non so cosa ne pensate voi di queste due aggiunte. Sono uscite Palantir e Alibaba, due aziende che secondo me hanno delle ottime prospettive. Alibaba è fortemente sottovalutata per tante dinamiche della Cina che ben conosciamo. Palantir ha una sua tecnologia che secondo me potrebbe dare degli ottimi risultati in futuro. Per il momento però i risultati non ci danno ragione, perché siamo sotto di 1178 euro, come si può vedere dalla schermata, con la migliore posizione essere quella di Meta, su cui abbiamo fatto un secondo ingresso per migliorare il prezzo, siamo a un più 8,37%, mentre la peggiore è la Virgin Galactic, ma anche Lemonade non scherza, perché come potete vedere fra Virgin e Lemonade tutte e due abbiamo quasi dimezzato il nostro investimento. Cosa pensate sia utile? Beh, lo decidiamo nel prossimo sondaggio che pubblicherò a breve. Se magari sia interessante mediare qualcuna di queste posizioni e fare nuove aggiunte, faccio scegliere a voi come sempre. Tra l'altro, visto che parlavamo di educazione, per cui di corso con Marco Casario proprio all'inizio di questo video, in cui andavo a introdurre le 5 lezioni che sono presenti nel corso gratuito, ho voluto cliccare il tasto Education per farvi vedere che all'interno della piattaforma, anche in quella non reale, questo è un account demo, quello mio, ci sono una serie di corsi, di video formativi che possono essere accessibili a tutti quelli che hanno un conto demo. Ovviamente per accedere a quello di cui parlavamo prima, appunto di Marco Casario, bisogna avere un account reale, però in questo caso chi volesse aggiungere della propria formazione dal punto di vista del mindset degli investimenti, delle strategie per gli indici o tante altre lezioni gratuite, semplicemente aprendo un conto demo ovviamente può accedere a questa formazione gratuita. Per ritornare al portafoglio, ovviamente essendo speculativo non possiamo aspettarci, soprattutto in un periodo come questo in cui ci sono delle forti tensioni internazionali, ma anche l'uscita o comunque la quasi uscita da una pandemia, dei risultati particolarmente eccezionali. Però ovviamente lo sapevamo già all'inizio, quando abbiamo iniziato a creare questo portafoglio, che questo sarebbe stato il nostro destino nel bene e nel male. Però io ho forti speranze e anche una sensazione che questo portafoglio ci darà tantissime
soddisfazioni in futuro, perché lo state creando voi, che siete molto più esperti di me nelle azioni a grossa crescita, mentre io mi ritengo molto più indicato in tutte quelle azioni che sono da dividendo. Adesso torniamo col mio brutto faccione per fare le ultime considerazioni. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Spero che questo mini aggiornamento mensile sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, per cortesia, dammi un bel feedback qui sotto nei commenti, impressioni, considerazioni o comunque un bel pollice in su, che male non fa. Ovviamente lascerò il prossimo sondaggio Telegram dopo aver pubblicato questo video, per cui decideremo di nuovo insieme quale azienda aggiungere. Se vuoi seguire il videocorso, come dicevo prima, o provare XTB, trovi il link qui sotto in descrizione. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, e se sei nuovo sul canale di cliccare la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto, non puoi farlo prima, per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto, e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!